Consiglio schierato in difesa dei dipendenti di Amazon. Dopo lo sciopero, l'Assemblea Toscana ha sostenuto le ragioni della protesta, con una mozione approvata all'unanimità. Mazzeo, dare voce a chi non ce l'ha. Approvata all'unanimità una risoluzione per sostenere le aree interne. Tra i punti principali, un argine verso lo spopolamento e misure di contrasto al rischio idrogeologico. Il Consiglio regionale al fianco dei lavoratori di Amazon. Con una mozione approvata all'unanimità, l'Assemblea Toscana si è schierata in favore dei dipendenti della multinazionale americana, che il 22 marzo hanno incrociato le braccia per 24 ore, chiedendo condizioni migliori. Nell'atto, promosso dal PD, si chiede l'apertura di un tavolo nazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Amazon per affrontare il nodo delle condizioni di lavoro e superare le difficoltà evidenziate sia nel sistema della logistica che delle consegne. Inoltre, la Regione deve impegnarsi a elaborare uno specifico provvedimento che, nel rispetto della competenza regionale in materia, abbia l'obiettivo di introdurre disposizioni normative finalizzate ad accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori, della cosiddetta gig economy. È un passo importante che prova a dare voce a chi ha meno voce, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, mentre Vincenzo Ceccarelli, capogruppo dei Democratici, ha spiegato che era una necessità affrontare il problema. Sono davvero contento che il Consiglio regionale abbia votato all'unanimità una mozione che chieda di redare una legge a favore della tutela e della salute dei lavoratori delle piattaforme digitali. Da quando sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale ho sempre detto di voler dar voce a chi ha meno voce. Essere al fianco di tanti lavoratori che oggi hanno meno diritti è qualcosa di importante e sono contento che questo lavoro sia stato apprezzato da tutte le forze politiche in Consiglio regionale. Ci sono temi su cui non ci deve essere differenza di posizioni partitiche, ma ci deve essere un solo obiettivo: dare risposte a quei lavoratori che oggi hanno meno diritti. Noi abbiamo presentato una mozione per invitare la Giunta e il Presidente a sollecitare il Governo nazionale affinché si faccia parte attiva per vedere di superare il problema che è stato denunciato con un'altissima percentuale di adesioni allo sciopero dai lavoratori di questa grande multinazionale. Questa multinazionale ha 175 centri di distribuzione nel mondo, 40 in Europa, alcuni anche in Italia, fra l'altro due qui in Toscana, a Pisa e qui nella piana fiorentina. C'è stato un forte aumento, tra l'altro, dei volumi d'affari di queste aziende che sono legate all'e-commerce, causa anche il Covid che ha costretto le persone a stare in casa. C'è stato un aumento di oltre il 50% dei volumi di affari. La mozione è stata recepita favorevolmente da tutte le forze politiche. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha evidenziato come la questione debba essere allargata a un contesto nazionale, mentre Stefano Scaramelli di Italia Viva ha parlato di un'attività, quella delle consegne, che in questo momento sta producendo redditività, quindi è giusto che sia ripartita. La Regione deve fare il possibile con la consapevolezza che una buona parte del lavoro dovrà essere fatta per le garanzie a livello nazionale. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, appena salito al governo, si è subito proposto per la sicurezza dei cosiddetti riders, di coloro che appunto portano i pasti a domicilio. Dobbiamo fare lo stesso tipo di intervento, è fondamentale perché questi lavoratori sono sempre più diffusi e soprattutto questa multinazionale, ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre, deve garantire i giusti livelli di tutela. Non c'è lavoro se non c'è lavoro sicuro e retribuito e con le giuste garanzie. Questo deve essere un imperativo per la Toscana e per il nostro governo. È
è un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico, per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta faticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi redditività e che starà, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi, come tale, questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi quel lavoro produce, che mediante il proprio lavoro produce quel reddito. Riscontro positivo anche tra i banchi del centrodestra. Sia Francesco Terzelli di Fratelli d'Italia che Elisa Montemagni della Lega si sono voluti complimentare con chi ha voluto sfidare la propria azienda, aggiungendo che la mozione è un tentativo doveroso di migliorare le cose. Voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon, perché prendere una iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile. Serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro, ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte. Però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. Intanto la solidarietà e la vicinanza è giusto che il Consiglio regionale la esprima sempre. Noi non siamo soliti portare in aula mozioni sulle tematiche del lavoro e condividerle indipendentemente da chi le presenta. Noi ci aspettiamo che anche qui la Regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia, che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica, che non può tacere la risposta, ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni. Le aree interne non possono essere zone di serie B. A ribadirlo è la proposta di risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Nel testo si indicano una serie di priorità: superare il nodo del digital divide, assicurare la manutenzione delle reti stradali, tutelare e valorizzare il patrimonio forestale e rurale, adeguare l'offerta di destagionalizzazione turistica, dare sostegno all'imprenditoria locale, mettere in campo misure per assicurare una dotazione minima di servizi. Alla Regione si chiede inoltre di attivarsi anche per fare in modo che vengano previste ulteriori risorse rispetto alla somma iniziale 2,2 milioni di euro già stanziata dal Governo per far fronte ai danni provocati dalle ultime abbondanti nevicate. Sono tutte misure che mirano a contrastare lo spopolamento dei territori, il dissesto idrogeologico e gli incendi boschivi, ha affermato Marco Niccolai del PD, che è anche presidente della Commissione Aree Interne. Elementi sottolineati anche da Luciana Bartolini, consigliera della Lega e vicepresidente della Commissione. Per contrastare spopolamento e dissesto idrogeologico è necessario salvaguardare le attività economiche, compresa quella agricola, e garantire il servizio scolastico e gli altri servizi territoriali. La Commissione Aree Interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente. Indirizzi che sono concreti, perché poi alla fine noi dobbiamo misurarci su questioni che riguardano questi territori, a come dare ad essi, che sono così importanti nella Regione Toscana, una mano che sia concreta e reale. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione: innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, alle unioni dei comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento, ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture, ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Potrei continuare con la questione del
piano di sviluppo rurale, i territori montani hanno il problema dell'abbandono, l'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono, non solo in montagna. Noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare, visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale, sul ricambio generazionale, perché se ci sono giovani che vogliono fare dell'agricoltura il loro futuro e la loro professione, devono essere in condizione di farlo. Sul tema della forestazione, perché la superficie boschiva non è solo un problema, è anche una grande risorsa che deve essere mantenuta, e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane. Questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché, ascoltando la voce dei diretti interessati, a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve, ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane, che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti, e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola. E invece bisogna che la gente rimanga in montagna, perché solo vivendola la montagna può servire anche alla città. Perché io dico che se le zone montane sono popolate da persone che vivono il bosco e vivono tutta la zona, ai benefici arrivano fino alle città. E quindi è giusto che ci sia questa commissione, che per ora ha fatto una proposta votata all'unanimità in consiglio, e poi piano piano vedremo quali saranno le soluzioni da prendere. Inoltre ho chiesto anche al presidente Nicolai, e lo stanno facendo, che gli uffici compilino una specie di elenco di tutte le questioni che riguardano le zone montane, che sia di più facile consultazione anche per noi commissari, per capire meglio le problematiche e in che modo si può incidere per aiutarli. Pareri positivi, anche se accompagnati da critiche, sono arrivati da Diego Petrucci di Fratelli d'Italia e Rene Galletti del Movimento 5 Stelle. Il primo ha definito l'atto superficiale, banale e inconsistente, perché avrebbe dovuto contenere richieste più stringenti rispetto a ciò che può fare la Giunta, mentre la consigliera pentastellata ha ricordato l'esperienza negativa della Commissione sulle aree costiere. Stefano Scaramelli di Italia Viva ha infine parlato della necessità di dare risorse vere a questi territori, perché non si può più rimandare. La montagna ha partorito un topolino, in questo caso la montagna è la Commissione Aree Interne, che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al governo. Quando c'è da mettersi le mani in tasca, quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della Regione Toscana, si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. La Regione Toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna. La montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale, sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in Consiglio regionale con un voto. Ci è stato detto che non era opportuno, non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno. Ecco, si continuano a fare soltanto chiacchiere, Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana, che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. Io ho fatto parte della commissione costiera per i 5 anni precedenti e la mia esperienza non è positiva. E quella che è stata la commissione costa è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in Regione Toscana tutti dovevamo conoscere a menadito. Io spero che la commissione aree interne non sia una cosa analoga, ma al momento non sembra essere cambiata molto. In questo momento, banalmente, per il fatto che siamo in emergenza Covid, sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne.
ma la Regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa commissione. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree, perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una commissione per scoprirlo. Arenterne e montagna sono tra le zone più sofferenti in questa fase. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica, maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune di linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il governo, lo può fare la Regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà.